Massimo, chi è più scemo, noi o chi ci sta a seguire? Tutte e due. Ma cosa sa, Comunque, non facciamo il nome da chi stiamo andando, che vuole restare anonimato. Sono le ore 22:25. Io ho lasciato mia moglie a casa col bambino a letto. Sì? Io la mia compagna l'ho lasciata poco fa, con la scusa che dovevo andare a dormire perché la mattina avevo alza presa. Quindi poi tra poco vedrà che sono andato a dormire. E dove sono botte? E sono botte, mi voglio, ma dove cavolo vai a quest'ora così è. Mamma mia ragazzi, che ci state facendo fare. Noi lo facciamo con passione e con tutto l'amore possibile. E anche chi ci sta dando corda, chi ci sta seguendo. Ma soprattutto tutti quelli che ci stanno seguendo sul gruppo, che stanno mettendo tanto materiale, tante foto. Sì, quello che abbiamo detto tante oggi. Tante testimonianze, continuate così. E che dire? Allora, io adesso ho chiesto a un amico che si occupa a livello internazionale, che gestisce 43 giornali, per vedere se tutta la cosa è fattibile prima che ci prendiamo qualche denuncia su Facebook, che mandiamo le partite e quant'altro. E voi aggiungete gente sul gruppo. Vabbè, ma dove abita sto figlio? Gira di qua, non stavo indicazione, bussa avanti a qua, al McDonald's, gira di qua, va di là, come? E niente, aggiungete gente sul gruppo, poi vediamo se è il caso di chiuderlo e non di renderlo pubblico. Chi vuole entra o no? Certo, basta che le iscrizioni. Sì, sono tutti ben accetti. Un saluto e noi andiamo a vedere la location e tutto il materiale. Vabbè, il telefonino uno ce l'avevo in mano, l'iPad pure il computer. Vediamo. Scarichi, perché non sempre scarichi. Vediamo se riusciamo a fare, se sta macchina qua se toglie dalle scatole. Un saluto ragazzi, seguiteci. Ciao.